esercizio che sono più orientati verso questo tipo di cinema e con i quali oggi in parte faremo questo discorso anche con loro, con i quali dovremo affrontare i nodi che stanno venendo al pettine e che sono presenti ormai da tanti anni nel sistema cinematografico italiano. Indie Cinema è un progetto culturale, eminentemente culturale, e è uno strumento ovviamente che serve anche a dare forza produttiva a una struttura, a un segmento di cinema che per noi è essenziale, che per noi è il cinema e che quindi dandosi questa struttura, proponendo queste soluzioni che speriamo vengano accettate e accompagnate da un appoggio politico forte, con le istituzioni, eccetera, eccetera, riesca a dare finalmente sistema, forza e non estemporaneità e marginalità a questa. È un progetto finalizzato alla creazione di uno spazio vitale per il cinema indipendente, ovvero per la libertà creativa, la sperimentazione e tutte quelle forme di espressione altrimenti soffocate nella realtà attuale, non solo cinematografica. Noi crediamo che oggi si concedano delle libertà solo nell'ambito circoscritto dell'omologazione e crediamo di non essere affatto lontani dalla verità se dipingiamo un quadro in cui 30 anni di televisioni commerciali hanno fatto perdere alla maggior parte dei cittadini e in particolare ai nostri ragazzi qualsiasi interesse per la cultura. La dilagante sfiducia che si percepisce nella società ha una precisa matrice culturale. Deriva dal fatto che nella realtà attuale si tende a riconoscere come uno unico generatore simbolico di tutti i valori esclusivamente il denaro. E la funzione dello Stato è sempre più quella di servire una società in cui la dottrina imperante è il profitto. Questa è l'atmosfera nichilista che caratterizza il clima in cui viviamo. Ormai i giovani vivono, ammonisce il sociologo Umberto Garimberti, erodendo la ricchezza dei loro padri e con la cupa consapevolezza di non poter lasciare ricchezze da far erodere ai propri figli, che saranno, se non ci opponiamo, la prima generazione senza futuro. Probabilmente vi starete chiedendo che senso ha fare un discorso del genere qui alla Mostra Internazionale del Cinema, invocare che l'economia non sia più egemone ma venga subordinata alla vita delle persone, oggi appare velleitario, anzi di più patetico ad alcuni. Perdonateci, forse avremmo voluto tenere un profilo più basso, ma pochi giorni fa abbiamo scoperto che il nostro Presidente del Consiglio ritiene che l'Italia non sia un gran paese. Per una volta saremmo tentati anche a dargli ragione. In realtà noi crediamo che il paese sia molto più vitale, molto più forte, molto più sano di quello che dipinge il nostro Presidente. Però dobbiamo percepire che questo messaggio viene dal Presidente del Consiglio, da un'alta carica dello Stato, da un'altissima carica e non solo per l'alto incarico che ricopre, ma per il fatto che con il suo impero mediatico ha contribuito grandemente a plasmare il nostro paese. E allora ci accorgiamo che questa è proprio la sede giusta per dirle certe cose, che il cinema, la televisione, l'audiovisione, il suo complesso, i sistemi di comunicazione sempre più evoluti e pervasivi, sono tra i più potenti e diffusi strumenti di educazione e di convincimento senza precedenti nella storia umana. Educano nel senso che diffondono modelli, propongono esempi, indicano stili di vita, estendono il raggio dei desideri possibili. Allora facciamo il no nostro l'invito che Aldo Schiavone ha lanciato pochi giorni fa dalle pagine di Repubblica. Sta alla politica aprire una grande stagione di riequilibrio e di assestamento globale. Ora c'è un grande vuoto, colmarlo non è impossibile. L'Italia è troppo piccola per immaginarsi di trovare da sola una soluzione, ma è abbastanza grande da non sfuggire alla responsabilità di cercarla. Che questo obiettivo oggi appaia del tutto fuori dai nostri orizzonti è un'altra colpa, forse la più grande, di chi ci ha governato in questi anni. Il progetto Indie Cinema si inserisce in questo contesto, raccoglie questa sfida. Ovviamente è una tessera che si inserisce in un quadro più grande. Cerca nel settore cinematografico di creare le basi per una nuova socializzazione della cultura, proprio partendo dalla creazione degli spazi affinché possa avvenire in maniera credibile, continuativa e non estemporanea e occasionale. Permettere alla cinematografia di tornare a parlare con efficacia al paese e con il paese,
permettere che sia soddisfatta una domanda che proviene da significative porzioni della società civile che non vede il Paese rappresentato in modo realistico e incisivo. Esaudire una richiesta culturale più autentica che non sia destinata a una marginalità forzata. Intorno alle finalità del progetto Indicinema abbiamo constatato un'enorme attenzione ed interesse. Tra coloro che risultano tra i costituenti abbiamo verificato fondamentali convergenze. L'ANAC, fin dal dopoguerra, ha lottato costantemente per questi obiettivi. Cito Maselli lo ha ricordato proprio 2 giorni fa, qui a Venezia. E le lotte, proprio qui alla Mostra di Venezia, con lo stesso Ugo Gregoretti alla presidenza, restano pagine immortali della nostra storia. Ma anche tra gli altri partecipanti al progetto c'è un'acuta consapevolezza dell'importanza del progetto stesso, che non nasce ora. Scriveva per esempio Pierpaoli nel 2003, la nascita di un circuito produttivo e distributivo indipendente, non antagonista, costituisce un elemento di fondamentale importanza per la sopravvivenza e la visibilità di tanti artisti ed è un'occasione essenziale per realizzare un progetto di comunicazione più diretta ed efficace con il pubblico, in una dimensione artistica collaborativa più vicina alla gente, più accessibile per i giovani, più stimolante per gli stessi artisti e per i diversi operatori del settore. È quindi una precisa sfida culturale degna di questo nome, quella che proponiamo e all'altezza dei tempi. Noi chiediamo, crediamo e auspichiamo che questo progetto venga sostenuto dai cineasti, dagli intellettuali, da tutti coloro che operano stabilmente nella cultura e nello spettacolo, dalle forze imprenditoriali e politiche, dalle istituzioni. Grazie.